Donna medico in trincea, la prima a vaccinarsi è una dottoressa del pronto soccorso del Cardarelli che riceverà per prima la dose anti-Covid. 8channel 696 racconta, è un atto di speranza e di civiltà. Dall'unità di crisi la conferma, poco più di 1000 i contagi, sanzionati bar e negozi del napoletano. Lavoro, Natale di lotta a Napoli e Castellammare, non si arrendono i lavoratori della Whirlpool e della Merit Bulloni che combattono per difendere il posto di lavoro e hanno trascorso il Natale in presidio in fabbrica. Ricci della CGIL 8channel dice il governo deve intervenire. Scavi di Pompei, scoperta a bottega dello street food, ancora cibo nelle pentole, trovate anche lo scheletro di un cagnolino e resti umani. Il direttore osanna una scoperta che restituisce un'incredibile fotografia del giorno dell'eruzione. Franceschini esulta, esempio virtuoso per la ripresa del paese. Divieti e maltempo, Avellino sempre deserta, pochi bar aperti, zona rossa e pioggia restituiscono un triste Santo Stefano nel capoluogo irpino. Commovente targa degli infermieri della subintensiva del Moscati per il fotografo D'Argenio, ucciso dal Covid. Intanto in ospedale, altre 3 vittime del virus. Benevento, controlli ok, pochi negozi aperti, nessuna multa nel capoluogo sannita per i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti-Covid. File solo davanti alle farmacie e ai supermercati aperti, in ospedale si attende l'arrivo dei primi vaccini. Feste amare, Salerno fa i conti con la crisi. Il maltempo e le restrizioni da zona rossa stanno avendo conseguenze pesanti sull'economia della città. Pochi esercizi commerciali aperti, tragedia nel centro storico, clochard quarantenne trovato senza vita in strada. Rieccoci in diretta con 8channel News. E allora, in apertura, i vaccini. Domani si parte anche in Campania con le prime 720 dosi per 6 ospedali. La dottoressa Liccardi del Cardarelli sarà la prima ad essere vaccinata. Intanto risale lievemente la curva dei contagi. Sentiamo Simonetta Iepariello. Sono arrivati scortati dalla polizia stradale allo Spallanzani le prime dosi italiane del vaccino Covid che saranno smistate nei vari ospedali. Saranno 150.000 le dosi destinate alla Campania nella prima fase, 720 in 144 fiale, quelle che domattina saranno consegnate alle 6 aziende sanitarie della regione coinvolte. La prima ad essere vaccinata in Campania sarà la dottoressa Filomena Liccardi, in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale Antonio Cardarelli. Questa vaccinazione possa essere di esempio per tutti e anche per le persone che magari sono più scettiche. Un'attesa, quella del vaccino, che la dottoressa vive con fiducia. Con un trepida attesa e anche con un po' di emozione, e poi con un grosso senso di responsabilità. L'unica arma che noi abbiamo per poter far sì che si esca da questo tunnel. Intanto risale la curva dei contagi in Campania, sono 1009 i positivi nelle ultime 24 ore e 7 morti. Controlli a tappeto nei giorni di festa per il rispetto delle regole. In un bar sono state trovate 15 persone senza mascherina che stavano festeggiando il Natale a Napoli tra musica e schiamazzi. È successo in via Cesare Rosarol. Il titolare e gli avventori, tutti i cittadini domenicani, sono stati multati e il locale è stato chiuso. Sempre ieri sera in via Carbonara gli agenti hanno notato un negozio di telefonia in piena attività. Multato il titolare e chiuso il negozio, bar chiuso anche a Castellammare, dove il proprietario di un bar vendeva bibite e bevande nonostante i divieti. Un'operazione dei carabinieri del NAS di Napoli che si è svolta tra il capoluogo campano Pozzuoli e Casavatori ha portato alla luce un giro di ricettazione di medicinali a effetto dopante di provenienza ospedaliera utilizzati illecitamente insieme a dosi di cocaina in gare ippiche su vari ippodromi nazionali. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 4 soggetti indagati a vario titolo per peculato, ricettazione, maltrattamento di animali, spaccio di sostanze stupefacenti, falso e truffa aggravata. L'organizzazione si avvaleva tra l'altro di un infermiere in servizio presso il pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dal quale sottraeva numerose confezioni di specialità farmaceutiche da destinare a operatori ippici della provincia di Napoli. Natale in fabbrica per i lavoratori della Whirlpool di Napoli e della Merit Bulloni di Castellammare di Stabia, presidio non stop per trovare una difficile soluzione alle due vertenze. Il segretario regionale della CGIL Nicola Ricci attacca: il governo deve dare le risposte che finora sono mancate. Sentiamo Lanzilli.
Festività di lotta per difendere strenuamente non solo il diritto al lavoro ma il proprio futuro. In Campania sono ore difficili soprattutto per due vertenze che preoccupano centinaia di dipendenti. Da un lato la Whirlpool di Napoli, dall'altro la Merid Bulloni di Castellammare di Stabia. Anche in questi giorni le maestranze di Via Argine sono in presidio ed hanno trascorso il Natale in fabbrica. Resistere è il mantra ripetuto dai lavoratori Whirlpool, mentre lunedì è in programma un nuovo incontro al Mise. È un Natale in cui continua la lotta. E un po' per capire il polso della situazione su Whirlpool, per esempio, nell'ultimo incontro che c'è stato, e ce ne sarà un altro lunedì prossimo, continua l'azienda a non farci capire quali sono le motivazioni della chiusura, e quindi la rabbia e la frustrazione è ancora più forte in queste ore. Come tu ricordavi, i lavoratori hanno trascorso il Natale in fabbrica, hanno presidiato quella fabbrica. È un Natale amaro e il governo purtroppo in questo non incide, non riesce a costringere in qualche modo questo gruppo a uscire dall'angolo. Situazione difficile anche a Castellammare, dove è in corso l'ottavo giorno di protesta. Gli operai sono nelle tende allestite per un presidio davanti ai cancelli e la città si è mobilitata per salvare gli 80 dipendenti e tutto l'indotto. Un'altra storia bruttissima, la FIOM e la CGIL hanno investito direttamente alla Regione Campania. C'è stato un primo incontro interlocutorio perché l'obiettivo è da subito portare questa vertenza, trattandosi un gruppo importante da grandi numeri, al Ministero. Un incendio che non ha provocato feriti si è sviluppato in un appartamento di Via Duomo a Napoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco e sul posto è giunta anche un'ambulanza. Secondo quanto si apprende dai carabinieri, le fiamme si sono sviluppate per cause accidentali, probabilmente un cortocircuito nella camera da letto in un appartamento al secondo piano dell'edificio. Le fiamme si sono poi propagate negli altri locali, risultano ora inagibili la stanza da letto e il soggiorno dell'abitazione. Straordinaria scoperta a Pompei, tornata alla luce una bottega di alimentari con smercio di street food, tutto fissato nel tempo dell'eruzione. Una fotografia di quel giorno nefasto per il direttore del parco archeologico Osanna, che dice: ora sapremo di più su vita e alimentazione dei pompeiani del tempo. Per il ministro Franceschini un esempio virtuoso per la ripresa del paese. Sara Botte. Tornato alla luce a Pompei uno spaccato dell'ambiente di un termopolium, una bottega alimentare a cui si aggiungeva un raffinato street food con piatti di ogni genere, dalle lumache a una specie di paella. Straordinaria scoperta fissata nel tempo dall'eruzione che ha sigillato i colori dei dipinti e conservato elementi fondamentali per ricostruire usi alimentari e abitudini dei romani di 2000 anni fa. Nel locale trovati anche i resti di due uomini e di un cagnolino. Per il ministro della Cultura Dario Franceschini, un grande lavoro di squadra, un esempio virtuoso. Pompei insegna che ci sono altre 100 possibilità, di 1000 possibilità di questo tipo di storie di riscatto in Italia. C'è un presente fatto di ricerca, di professionalità, di eccellenze italiane nel campo dell'archeologia, della storia dell'arte, della cultura. È davvero un grande presente che affianca un grande passato. Per la prima volta si scava un termopolio completo e si fanno tutte le analisi che le nuove tecnologie ci permettono. E adesso cominciano le analisi per capire che cosa c'era, che cosa nei contenitori, che cosa si offriva. Quindi veramente uno spaccato straordinario sulla dieta mediterranea che avremo fra poco. E c'era qualcuno ancora all'interno degli ambienti, una vittima, le cui ossa sono state intercettate nello scavo, ma una grossa parte dello scheletro è dietro il bancone, come se qualcuno fosse rimasto ancora qui per trafugare quello che ancora c'era, mentre i lapilli stavano piovendo da ogni dove. Tragedia di Natale a Salerno, nel giorno in cui più di ogni altro si avverte l'importanza dello stare insieme e di condividere, nonostante le difficoltà, un momento di festa. La città è stata funestata dalla morte di un senza fissa dimora. A perdere la vita in strada, un clochard casertano quarantenne. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in via Giovanni da Procida, nel centro storico. L'uomo era stato visto spesso vagare nei dintorni e spesso commercianti e residenti lo aiutavano. Inutili purtroppo i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, il clochard sarebbe morto per cause naturali. Ad Avellino pochi bar aperti, oggi zona rossa e pioggia restituiscono un triste Santo Stefano, commovente targa degli infermieri della subintensiva del Moscati per il fotografo Massimo D'Argenio ucciso dal Covid. Intanto in ospedale altre 3 vittime del virus. Vediamo.
Come se non bastassero i divieti della zona rossa, ad Avellino ci si è messo anche il maltempo a incupire questi giorni di festa. Un Santo Stefano sulla falsa riga della vigilia e del 25, strade deserte, bar e ristoranti quasi tutti chiusi. Nonostante siano comunque consentiti asporto e delivery, sono molti i caffè che hanno preferito non alzare proprio la saracinesca. Il maltempo ci sta un po' anche penalizzando molto, perché la gente, niente che piove, non è che non si può muovere, poi motivazioni anche non ce ne sono, che è tutto chiuso. In giro non si vede praticamente nessuno, complice anche il freddo e la pioggia che scende da stanotte. Siamo scesi giusto per comprare le sigarette, ma non si può fare niente perché è tutto chiuso chiaramente. Ci sarà un altro Capodanno, un altro Natale e finirà tutto bene. C'è pochissima gente in giro, il tempo è bruttissimo, veramente è triste in questi giorni, veramente brutti. C'è poco da fare, è una tristezza diffusa, siamo tutti storditi, impauriti. Voglio ricordare l'amico Massimo, insomma, è un punto di riferimento, anche i giovani devono capire che questo non guarda in faccia a nessuno. Tutta la città è ancora scossa dalla scomparsa del fotografo D'Argenio. Davanti al suo laboratorio di Via Nappi, il cordoglio dei colleghi giornalisti e fotoreporter e il ricordo degli infermieri della subintensiva che lo hanno assistito purtroppo invano per tante settimane. E un buon Natale di resistenza a chi soffre e a chi lavora nella Palazzina Alpi è arrivato dai tifosi dell'Avellino che ieri pomeriggio li hanno omaggiati così. Intanto si registrano altre tre vittime, due al Covid Hospital di Solò, fra un 92enne di Atripalde e un 86enne di Avellino e un 87enne di Prato La Serra, alla città ospedaliera. E a Benevento, persone in fila solo dinanzi alle farmacie e a qualche supermercato aperto, proseguono i controlli delle forze dell'ordine per far rispettare la zona rossa, ma nessuna contravvenzione o segnalazione in città, dove ora si attende l'arrivo dei primi vaccini. Fallarino. Un Santo Stefano di pioggia in una Benevento completamente deserta, come è apparsa questa mattina. Le uniche persone che si possono trovare sono dinanzi ai pochi supermercati aperti oppure in fila dinanzi alle due farmacie aperte. Intanto alle mie spalle l'ingresso dell'ospedale, dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dove nelle prossime ore saranno somministrati i primi 100 vaccini agli operatori sanitari. Parlavamo di una Benevento deserta e nelle ultime ore sono stati davvero tanti i controlli effettuati dalle forze dell'ordine e nell'ambito della cinta urbana dagli agenti della Polizia Municipale. Sono i tre giorni clou in cui c'è la zona rossa, quindi compreso il 24, e vanno adottati determinati meccanismi. Controlli non hanno evidenziato irregolarità, quindi non ci sono violazioni, non ci sono multe. Perché la gente si sposta solo per andare nei negozi legittimamente aperti, quindi bar e la ristorazione ieri, stamattina è aperto qualche supermercato, per cui fino a quando c'è questo, naturalmente il movimento di autovetture che vedete è dovuto proprio allo spostamento per andare ad approvvigionarsi. Sul fronte sanitario invece va ricordato che nelle ultime 24 ore si sono purtroppo registrate ancora tre vittime nei reparti Covid degli ospedali sanniti. A Terzigno, comune del Napoletano, già al centro di vari casi di femminicidio, un uomo di 50 anni ha usato violenza contro l'ex compagna dopo averla picchiata con forza in piazza, anche cosparso di benzina e dato fuoco all'auto della donna, minacciandola di morte. L'accaduto è stato notato da alcuni passanti che hanno subito allertato i carabinieri. I militari hanno arrestato il protagonista dell'aggressione. La donna, di origini russe, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ha riportato diverse ferite dovute alle percosse. Abbiamo visto Avellino, Benevento, ora a Salerno, anche qui il maltempo delle ultime ore e le restrizioni da zona rossa l'hanno trasformata in una città spettrale, pochissimi gli esercizi commerciali aperti lungo Corso Vittorio Emanuele. Chi ha deciso di alzare le saracinesche lo ha fatto solo per dare un segnale di speranza. Vediamo. Divieti, restrizioni e anche il maltempo purtroppo di queste ultime ore rendono questi giorni di festa anche a Salerno davvero diversi. Quella che vediamo è una città spettrale e sono pochi gli esercizi commerciali che sono rimasti aperti anche per cercare di dare un simbolo di speranza alla città. Un segnale, tempo non è dalla nostra parte, però facciamo questa mezza giornata. Non è il Natale che siamo abituati a vivere come vigilie, come sperando in un anno migliore. La pandemia
dopo. È un Natale, è stato un Natale senza mordente, senza sfizi. Abbiamo cercato di dare un minimo di conforto alle persone che comunque possono un attimino scendere a prendere una boccata d'aria sotto casa. Dobbiamo essere solo più riflessivi per questo Natale e sperare che tutto passi velocemente. È veramente duro, è stata e continuerà ad essere ancora per un po', spero di no, però comunque sarà ancora duro. Noi l'abbiamo garantito che comunque come categoria di beni primari saremo stati aperti anche nei giorni festivi e siamo qui. Un minimo di continuità, un minimo di normalità, questo è l'obiettivo. La gente comunque sta rispettando le normative. I bollettini per televisione ci dicono che la percentuale non è per niente scesa e quindi noi dobbiamo fare rispettare. Un po' pesante, però purtroppo va fatto. Bisogna pensare che soltanto la distanza, no? Il mantenimento delle misure governative riuscirà a farci debellare questo mostro invisibile che si attacca se lo fai attaccare. Non rispondeva alle telefonate dei parenti del giorno di Natale, avrebbero voluto fargli gli auguri perché era tra l'altro il suo compleanno, invece un 64enne di Montoro, Irpinia, è stato trovato morto in casa. Sul posto i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione di via Pietro Ascolese, dove però il 64enne è stato rinvenuto ormai cadavere. Maxi rissa nel traffico ad Ercolano la sera della vigilia. Spuntano nuovi video che mostrano branchi di giovani violenti in città. Lo sdegno del consigliere regionale Borrelli è una vergogna. Vanno arrestati. Deve esserci tolleranza zero. Vediamo. Spuntano nuovi video della maxi rissa avvenuta ad Ercolano la sera della vigilia di Natale, tra motorini che scorazzano, traffico impazzito, tra clacson ed urla. Dalle immagini si notano ragazzi che in spregio delle regole anti-assembramento si rincorrono e si azzuffano tra motorini in corsa e auto in sosta fino all'arrivo delle forze dell'ordine. E proprio i carabinieri hanno acquisito nuove immagini di quanto accaduto per risalire agli autori della maxi rissa. Non si è trattato dell'unico episodio di violenza ad Ercolano e nella stessa sera, solo poco prima, un'altra rissa era stata segnalata in Corso Italia, non lontano da Piazza Trieste, dove è stata filmata la zuffa tra ragazzi. Quello che è successo è indegno, ma io ho avuto altri tre video che sono avvenuti negli stessi giorni che sono ancora più inquietanti rispetto a quello che abbiamo visto, in particolare uno in cui un gruppo di questi giovani che vanno fuori la caserma di Ercolano dei carabinieri per sfidare le istituzioni. È tempo di utilizzare la tolleranza zero, è il massimo della pena, invece che questa sostanziale tolleranza pelosa che sta trasformando intere generazioni in alcune aree in piccoli delinquenti organizzati. È una vergogna, li rintracceremo e li puniremo, assicura il sindaco Ciro Buonaiuto che posta su Facebook una dura nota stampa. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalità e violenza, continua Buonaiuto, non sono bravi ragazzi ma criminali che non possono farla franca. E ha fatto molto rumore in Irpinia la notizia del parto in anonimato avvenuto al frangipane di Ariano da parte di una mamma che ha regalato la gioia più grande di questo Natale ad una giovane coppia senza figli. Gianni Vigoroso. Da un lato il dramma di una madre, dall'altro la gioia di una giovane coppia. Un parto regolare in ospedale, ma la donna non riconosce il proprio figlio. È successo ad Ariano Irpino, dove però il Natale ha concesso il regalo più grande ad una giovane coppia senza figli che lo ha preso in adozione. La carrozzina pronta davanti all'ingresso della struttura ospedaliera di Via Maddalena è l'avvio di una nuova vita per il piccolo. La donna ha ricevuto anche un supporto psicologico al fine di valutare un eventuale ripensamento, ma alla fine in maniera serena ha confermato la sua volontà pienamente consenziente. Un'eventualità del resto prevista dalla legge per scongiurare gesti disperati come l'abbandono del neonato per strada o addirittura l'infanticidio. Tutti aspetti che sono stati seguiti con la massima attenzione e prudenza da parte del personale medico del reparto in questione e dalla direzione sanitaria e dell'ASL nel pieno rispetto della privacy. A seguire in maniera scrupolosa la delicata vicenda il direttore sanitario del Frangipane, Angelo Frieri. Il neonato è stato subito accolto amorevolmente, accudito costantemente. C'è stata una grande gara di solidarietà silenziosa. C'è chi ha donato piccoli indumenti, un cappellino, tanti gesti di affetto verso il bimbo e anche qualche lacrima al momento del distacco dal nido.
Una storia dunque a lieto fine, un gesto di grande generosità e per la giovane coppia sicuramente il più bel regalo di questo Natale 2020. Amara scoperta ieri sera al porto di San Marco di Castellabate, dove è stata rinvenuta una balena morta in avanzato stato di decomposizione. Eccola qui la fotografia, si tratta di un capodoglio di circa 13 metri di lunghezza. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Agropoli. La carcassa è stata recuperata e ora dovrà essere smaltita. Oltre alla Guardia Costiera del porto di San Marco è arrivata anche un'unità veterinaria per capire cosa abbia provocato la morte del grosso cetaceo. Le chiusure imposte per limitare i contagi da Covid non devono per forza indicare uno stop. Il direttore del Teatro Romano di Benevento indica la strada, una rete tra i beni culturali della città. Maria Teresa De Lucia. Chiusi ma non fermi, i musei provano a reagire alla pandemia e alle restrizioni imposte per evitare i contagi con iniziative di studio e programmazione, come nel caso dell'area archeologica del Teatro Romano di Benevento. Con grossi sforzi e con una capacità di intervenire ad horas, siamo riusciti comunque a garantire un minimo di aperture, un minimo di vivibilità all'interno del luogo di cultura che era il Teatro Romano di Benevento. Nel rispetto delle norme Covid, cioè uno spazio come il Teatro Romano che può ospitare fino a 1000 spettatori, siamo riusciti a fare iniziative fino a 400-450 spettatori. Il Teatro Romano è uno spazio che avrebbe consentito di gestire le visite in tutta sicurezza, ma nel rispetto dell'indirizzo nazionale abbiamo tenuto chiuso. Ma il direttore chiarisce, è comunque necessaria una rete tra i vari siti culturali cittadini e già guarda alla riapertura. Non ci siamo fermati, cioè la chiusura non è stata una chiusura culturale, è stata una chiusura solamente fisica, tant'è che in questo periodo abbiamo operato degli approfondimenti, serie di azione di ricerca. Abbiamo pianificato e migliorato, forse a gennaio riusciamo anche ad impiantarlo, tutto il corredo didascalico e poi questo anche in collaborazione con il Comune di Benevento. E quindi quando riapriremo avremo anche queste novità. Ancora la cultura, grande successo per il concerto di Natale del Teatro Verdi di Salerno. L'orchestra filarmonica guidata dal maestro Daniel Oren ha eseguito un repertorio classico trasmesso in diretta sui canali social del Massimo Cittadino. Vediamo il servizio. Un evento straordinario capace di richiamare tantissime persone che pur non potendo partecipare in presenza hanno seguito da casa sui canali social. Grande successo per il concerto di Natale promosso dal Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. L'orchestra filarmonica guidata dal maestro Daniel Oren ha eseguito un repertorio classico ed intramontabile. I canti della tradizione e tanta emozione tra coro e filarmonica che hanno fatto compagnia ai salernitani in queste festività natalizie e da cornice a giorni di festa diversi dal solito per via della pandemia. Un ricco cartellone di eventi in musica, quello promosso dal Teatro Salernitano, iniziato nel giorno dell'Immacolata e che andrà avanti fino a Capodanno, con il consueto concerto che chiude questi 12 mesi e che sarà diretto sempre dal maestro Daniel Oren ed eseguito dall'Orchestra Filarmonica del Verdi. E in chiusura, aumenta la povertà in Campania, oltre 200.000 persone hanno avuto bisogno del banco alimentare in questo mese di dicembre, ma cresce anche la solidarietà. Sentiamo Filippo Notari. Soltanto in questo mese di dicembre oltre 200.000 persone hanno avuto bisogno del supporto materiale del Banco Alimentare Campania, un dato che purtroppo conferma come l'emergenza sanitaria abbia avuto gravi ripercussioni anche sull'aumento della povertà, ma per fortuna ad aumentare sono anche i gesti di solidarietà che, specie in questo periodo di feste, si sono moltiplicati. Emblematica la gara di aiuti avviata dai supermercati Sole 365, che grazie alla partecipazione attiva dei propri clienti hanno donato 69.375 euro al Banco Alimentare della Campania grazie all'iniziativa Natale Condiviso,
tu regali, noi doniamo. Una raccolta importante che ha consentito di consegnare a migliaia di famiglie campane in difficoltà dei pacchi alimentari. Il successo del Natale condiviso è l'opportunità che molte famiglie avranno non solo di passare un Natale tranquillo, ma di sentire la vicinanza emotiva dei propri concittadini. C'è un mare di bisogno, ma c'è anche un mare di solidarietà, e questa è una delle più belle iniziative che abbiamo ricevuto durante il periodo natalizio. Come ha detto il Papa, da una crisi si esce o migliori o peggiori, bisogna scegliere, e la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori. Per questo ringraziamo Sole 365, perché sono certo che questo gesto renderà migliori non solo noi, ma tantissime persone che riceveranno questi prodotti durante le feste. Ed è tutto per questa edizione di 8 Channel News. Grazie regia ad Orlando Matarazzo. Vi auguro un buon Santo Stefano e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci.